ho fatto il liceo delle scienze umane a Ras, alla Garbagnate. Mi sono sempre trovata bene. Alla fine del percorso, in realtà, nessuno mi ha indirizzato verso l'università. Semplicemente, magari ci chiedevano che cosa avete intenzione di fare, che cosa volete fare dopo le superiori, però nessuno ci ha mai detto: ok, io ti vedo a fare quello, io ti vedo a fare quest'altra facoltà. Semplicemente ci hanno lasciati liberi di scegliere. Io adesso sto facendo economia, in particolare Ecoban, che è la sigla per economia delle banche, dell'assicurazione degli intermediari finanziari a Milano in Bicocca, e mi trovo bene. In realtà economia non era la mia prima scelta. Io ho fatto 5 anni di superiori convintissima di voler fare medicina. Poi all'estate della quinta ho cambiato idea, ho capito che non era quello che volevo fare, non mi interessava. Alla fine cioè, ho provato il test, ma studiando praticamente zero, e ho capito che la mia strada era un'altra. Infatti, dopo 3 anni comunque ad economia, cioè, ho capito che questa è la mia strada. Adesso in questo momento sono in sessione, quindi, cioè, devo essere proprio sincera, la mia giornata tipo è mi sveglio, studio e vado a dormire. So che può spaventare, però alla fine sono 2 mesi ogni tot, quindi è una cosa assolutamente, cioè, gestibile. Si può arrivare a febbraio che effettivamente un po' di esaurimento c'è, però è fattibile. Invece durante proprio il periodo delle lezioni in università è una condizione molto più tranquilla rispetto alle superiori, secondo me, perché non si ha l'impegno di dover andare tutti i giorni. Magari ho lezioni pianificate tutta la settimana, però un giorno magari seguo 2 ore, un giorno seguo 3 ore, l'altro giorno 4 ore, oppure un giorno che magari c'è una materia che non è fondamentale seguire, non vado neanche a lezione. Quindi c'è tempo per fare altro, secondo me c'è molto più tempo libero rispetto alle superiori. La cosa che ho capito dopo 3 anni è che è bello andare a seguire, cioè anche se non si ha la frequenza obbligatoria, comunque è un modo anche per stare insieme agli altri, fare amicizia o comunque anche semplicemente non perdere l'allenamento di rimanere a lezione, perché se poi si perde non si va più, cioè se si rimane a casa è la fine, non si ritornerà mai più a seguire. Però ecco, l'università da una parte è come me l'aspettavo, perché comunque ha soddisfatto le mie aspettative, cioè ti fa proprio sentire più grande rispetto alle superiori. Dall'altra parte io pensavo fosse un pochettino più cioè, tranquilla rispetto alle superiori anche a livello di ansia, invece comunque l'ansia degli esami c'è sempre. Quindi da una parte rimane comunque percorso scolastico, però dall'altra parte è tutta un'altra cosa, perché comunque si è più grandi, si è anche più libertà e ci si può organizzare molto meglio. Ho finito il liceo delle scienze umane, ho capito che non mi interessava niente che aveva a che fare con scienze umane, e quindi a me piaceva particolarmente la matematica, e quindi ho deciso di fare economia. Mi aspettavo però delle materie diverse. È vero che io ho selezionato anche un'economia particolarmente specifica, cioè ci sono dei corsi molto molto più generali, la mia è particolarmente specifica e io mi aspettavo di diversificare di più le materie, cioè di studiare qualcosa di diverso, qualcosa anche di più pratico, che proprio formava per l'ambito lavorativo. Invece mi sono trovata comunque a fare delle materie prettamente teoriche, a parte ovviamente la parte più matematica e statistica, che quelli è più una parte pratica, ma solamente di esercizi. Le altre materie in triennale sono molto teoriche, non lasciano particolarmente spazio per acquisire delle competenze. Diciamo che si acquisiscono più delle conoscenze. Io pensavo di acquisire più competenze che mi fossero molto utili poi nel mondo del lavoro. In realtà si continua principalmente a studiare, e ancora la connessione con il mondo del lavoro non l'ho trovata, invece speravo di trovarla. Il mio corso in particolare, Ecoban, lo consiglio a chi piace studiare, perché comunque lo studio è particolarmente, cioè, importante. Non ha neanche senso dire no, vabbè, te la cavi, cioè, bisogna studiare, perché altrimenti sarei falsa a dire di no.
Però è interessante, cioè ci sono delle materie che permettono anche di capire un po' come funziona il mondo in cui viviamo, alcune più di altre, ad esempio come gestire il conto, come impiegare meglio i propri risparmi. Queste cose comunque ti possono essere molto utili anche nel corso della vita. Mi sento di sconsigliarle a chi proprio non piace la matematica, perché altrimenti veramente si ritrova poi, come tanti miei compagni di corso, a pensare di fare qualcosa che sia molto distante dalla matematica. In realtà la matematica c'è sempre. E un'altra cosa che secondo me non mi è mai stata detta, però mi sarebbe stata utile, che comunque per fare un corso del genere serve anche buona capacità di ragionare, cioè bisogna essere curiosi e essere un po' improntati proprio anche a livello caratteriale a ragionare e a capire, perché studiare solamente a livello mnemonico non serve e non basta in una facoltà di questo tipo. Il mio percorso in particolare dura 3 anni, cioè è composto da una triennale più una magistrale, cioè una magistrale diciamo un po' prestabilita per il mio corso Ecoban, che poi è economia e finanza. Avendo fatto appunto questa triennale molto specifica e molto di conoscenze, mi piacerebbe più andare in un ambito che permettesse di avere un maggiore contatto anche con le persone. Mi sono resa conto che solo numeri, solo conoscenze, a un certo punto perdi il contatto umano, e pensare di fare un lavoro che comunque ti porta tutto il tempo a stare dietro una scrivania e non avere neanche un minimo di creatività non fa completamente per me, quindi mi indirizzerò sempre nell'ambito economico, ma verso un altro ambito per fare la magistrale. Spero a 30 anni di essere innanzitutto in una condizione lavorativa abbastanza stabile, che al giorno d'oggi comunque è particolarmente difficile, però di riuscire a trovare il lavoro che proprio mi può soddisfare e mi può anche arricchire come persona. Non solamente io arricchisco gli altri, ma anche che il mio lavoro comunque riesca ad arricchire me stessa. Se poi devo proprio, cioè, vedermi in un ambito, a me piacerebbe molto lavorare nelle risorse umane o comunque in qualcosa che abbia a che fare con il marketing o cioè, comunque con le persone, perché cioè, mi vedo comunque abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto e anche disposta a continuare ad imparare, perché secondo me bisogna sempre un po' rimettersi in gioco e cercare di migliorarsi sempre.